Inizieranno già dalla prossima settimana i lavori relativi alla realizzazione della pista ciclabile, che dalla stazione ferroviaria di Caltanissetta Centrale arriverà fino a Via dei Giardini passando per Pian del Lago. Si tratta di un intervento rientrante tra quelli previsti dal progetto per la realizzazione della ciclovia di collegamento tra Caltanissetta e Enna, che fa leva sui finanziamenti di Agenda Urbana. Ad annunciarlo l'assessore ai lavori pubblici Marcello Frangiamone. Iniziano dalla settimana prossima appunto, i lavori che consentiranno la realizzazione della pista ciclabile che fa parte integrale del progetto della ciclovia che univa le città di Caltanissetta ed Enna. Nello specifico si tratta di una pista ciclabile che andrà in sede propria, quindi delimitata da un cordolo di sicurezza e quant'altro, che andrà dalla stazione ferroviaria di Caltanissetta Centrale fino ad arrivare a Via dei Giardini, quindi attraversando anche Pian del Lago, la zona dello stadio, fino appunto a raggiungere l'incrocio con Via dei Giardini. E durante il percorso prevede la realizzazione di una pista che sarà in doppia, cioè una carreggiata, quindi una pista ciclabile, sarà in doppia corsia dal tratto che va dall'incrocio, quindi dalla rotatoria di San Luca fino ad arrivare appunto al Via dei Giardini, mentre la parte iniziale della pista, cioè quella che va appunto dalla rotatoria di San Luca fino alla stazione ferroviaria, sarà a singola corsia su ambedue le carreggiate di via Rochester. Durante la realizzazione, soprattutto nella parte diciamo, che va da via Stefano Candura in poi, sarà necessario tagliare alcune piante purtroppo che si trovano lungo i bordi della carreggiata stradale. È stato fatto un lavoro molto attento e accurato per verificare tutti gli alberi che possono essere invece mantenuti. Si taglieranno soprattutto dei rovi, dei cespugli, degli alberi diciamo, selvatici che si trovano soprattutto la zona che sarà diciamo, più movimentata sarà quella dove, per intenderci, quella dove c'è il canalone che costeggia la via Stefano Candura dallo stadio fino a Via dei Giardini. E devo dire che lì ci sono parecchie essenze che sono anche poste proprio ai margini della carreggiata, sono anche pericolose per la viabilità.